Bentornati sul canale di Access00, bentornati in un episodio di Wonder Boy The Dragon's Trap. Riprendiamo dove ci eravamo lasciati la scorsa volta, e cioè da questi bassi fondi. Qui ve lo ricordate, c'era questa piccola zona. Tra l'altro, ora che mi è tornato in mente, qui c'era un ritorno per la superficie. No, ok, perché ve lo ricordate al pozzo iniziale? C'era una specie di strada tipo questa, no? O ricordo male? Quello per andare verso la spiaggia aveva una zona come questa. Io lo ricordo distintamente. Comunque, intanto qui c'è un bello scrigno. E ora ci ritorniamo. Un cuore! Sì, bene, ottimo, perché ci serviva veramente tanto. Ne sentivo il bisogno ora di avere un cuore nuovo. Un cuore in più rispetto a quelli che avevamo. Ok, bene. Per tornare indietro, qui c'era un modo particolare per fare una cosa rapida? Evidentemente no! Allora, ci rivediamo al villaggio e poi vi spiego dove volevo andare. Eccoci qui. Ok, allora, il posto dove volevo andare era questo. Il problema è che sì, si rompono i mattoncini, ma io non ci posso ancora salire là in alto. Quindi, no, ok, non è questo il posto giusto dove andare al momento. Ma non è che con questi... Sono nel deserto, esatto, ragazzi. Si possono stroncare questi qui tranquillamente, rilassatamente. E io volevo proprio andare là. Ora, il problema è che non so se ci arrivo vivo. Da un attimo, perché mi ci vuole per forza lui per e basta! Mamma mia, la cattiveria, vai! Yes, ce l'abbiamo fatta. Dimmi che ci andiamo. Yes, ok. Porta dove non potevamo andare. L'ignoto. Chi è l'ignoto? Io ho paura dell'ignoto, più che altro perché ci ha rifatto tornare. Ah, mamma mia la cattiveria di questo postaccio. Mamma mia, io ho l'impressione che se quelle rane mi attaccano mi fanno un male atroce. No, ma qui siamo fuori, no, fuori zona di più. Tra l'altro mi avete detto che i gialli sono quelli in assoluto più difficili come nemici. Quindi, non è che... Sì, con questo ci si poteva abbassare. Esatto. Almeno mentre saltellano noi li attacchiamo. In rilassatezza. Ciao, bello. Ciao, belli, anzi. Perfetto. Aia, non ho lo scudo, Ale. No! Se mi tocca, sono morto. Se mi toccano, sono morto. Perché l'avete visto quanto mi hanno tolto? Normalmente. Ora, io spero che quella rana stia là tranquilla. E beata. No! Ferma lì, non ti muovere. Per l'amor del cielo, dimmi che siamo alla fine di questa zona. No, siamo alla fine nostra, nel senso che siamo morti. Mamma mia, ok. Dai, io ci provo, perché comunque è una zona che dovrebbe essere una figata questa. Ok. Mamma mia. Veramente inquietantissimo. Yes, un cuoricino no, manco per sbaglio. Dai adesso. No! No, ci deve essere un'altra zona dove poter andare che non è quella. Anche se in teoria non so neanche se col drago abbiamo l'armatura. Se ce la fa usare l'armatura, francamente. Non vorrei che fosse una zona proprio da fare in quel modo quella. Perché sì, l'abbiamo, ma... Ah, lucertola più zero difesa. Avevamo una cosa che non ci dava difesa, quindi. Ah. Questa però sì, questa era 47 e ce la dava. Però non avevamo lo scudo. Quindi potrei anche pensare di tornarci in effetti in questo caso. E addirittura di prendere questa, che abbiamo almeno più attacco. Uno scudo che però non indossa il tizio. Ok, io ci riprovo, vediamo un po' se ce la facciamo. Allora, in teoria siamo arrivati fin qui stavolta. Vediamo un po' se riesco a passare... Di là in qualche modo. Stai giù per l'amor del cielo che ci siamo. Saremmo stati vivi più o meno. Ora, vediamo un po' se togliamo di mezzo quello. Poi, ho un... No! Ne avevo uno. Mamma, no! Questa è cattiveria. Da, no. Ancora no. Forse ho bisogno di un po' più di difesa. Ah, che calvario. Cos'è il cuore rosso? Finora era sempre venuto il cuore giallo.
E il cuore rosso non cambia niente, si riparte sempre dall'inizio, ok? Perfetto. Che... chi è questo? Ok? Quindi... ah, quindi ci... cioè... ci sono le porte segrete se io premo su? Molto probabilmente io ho premuto su a caso, volendo saltare lì semplicemente. Mi è venuto... una polla. Mi è venuto da premere su e quindi ho trovato una porta segreta? Ah! Mi rifaccio un attimo questa zona allora perché molto... vedete, molto probabilmente io mi sono dimenticato, mi sono lasciato cose lì in quei vicoli ciechi ad esempio. Perché non la sapevo io questa cosa, ora starò a premere su praticamente ovunque. Però questa è cattiveria, scusatemi, ma... guardate quanto è bello e fiero il nostro leone in questa versione. Che figata, eh? Allora, ok, perfetto. L'importante è essere sopravvissuti, tra l'altro. Aia, con lui possiamo fare così? Anche morirci? Ok, vado in cerca di segreti e continuo da questa parte che mi sembra che con leone adesso sia non fattibile di più. E c'era un segreto! Tasmanian Sword. No, fermi, che fa la Tasmanian Sword? Spara nella Tasmania. Posseduta da spiriti animaleschi. 160... no! Fermo! Tornami lì! Ok? Ah, ok, perfetto. Non me l'aveva presa prima! Tra l'altro, cioè, no, questa fa 250 però, la forgiata nel 16° secolo, spada Muramasa. Però questa è leone, posseduta da spiriti animaleschi, cioè allo speciale, proprio, non lo so, io proverei con questa. Vediamo un po' che succede, magari... boh, vediamo un attimo cosa fa in più, non saprei sinceramente... che bonus possa avere questo? Magari con particolari nemici da un bonus? Vedremo. Non ho ben capito quello che sta succedendo. Ma è la spada che mi dà questo potere. O lo potevo sempre fare io saltando? Scusatemi, eh. Eh no, è la spada che mi dà quel potere. Ah, wow. Quindi con questa spada ci possiamo trasformare in quello che vogliamo, quando vogliamo. Basta saltare e premere su e attacco, a quello che ho capito. Ma così siamo veramente, veramente potenti, in questo caso. Cioè, possiamo veramente modificare il nostro modo di combattere come vogliamo, quando vogliamo. Fantastico, fantastico. Ci permette di esplorare praticamente ovunque. Aia, praticamente ovunque. Ok, ora reggiamo però un po' di più, obiettivamente, questa zona. Adesso è alla nostra portata, dai, questa zona, se non altro. Che diamine. Poi abbiamo due ampolle. Insomma, dovremmo riuscire ad uscirne vivi, in via del tutto teorica. Ci rivediamo dove ero morto la scorsa volta, che non dovrebbe essere molto più avanti di qui, sinceramente. Guardate voi se loro possono stare dentro a questi cosi e io... no! Mamma mia, quanto ci è mancato che non ci cadessi dentro. Aia! Insomma, un po' di danno me lo fanno, però è gestibile se non altro. E infatti c'è la statua del leone lì. Ok, siamo arrivati dove dovevamo essere, in pratica. C'è un... non ho boomerang. Peccato, non è che qui c'è una qualche porta segreta, magari. No, mio. Ok, perfetto. La soddisfazione della vita, via. Ma guardate voi se... ok, col leone qui è tutta un'altra storia. Tra l'altro possiamo... non è che qui c'è qualcosa magari sopra? No? Però possiamo sfiancare tutto. Qui c'era una porta? Ma anche no! Obiettivamente, ma anche no. Perfetto. Ok, prova ad entrare qui dentro. Il Tempio Daimyo. E qui eravamo arrivati, mi sembra, la scorsa volta. E c'eravamo anche rimasti, credo. Mi sembrava fossi entrato qui dentro, ma era andata veramente male. Ora sta andando decisamente in maniera diversa. Che perché abbiamo comunque un buon attacco, più che altro un'ottima difesa, e ciò ci dovrebbe permettere di sopportare almeno un paio, due o tre attacchi, se non altro. Qui si può entrare, ma c'è qualcosa di nascosto? Sembra di no, perciò entriamo pure qui dentro. Ah, ci sono... Mi ha colpito perché era più alto il colpo rispetto a come ero io? Ma questo si può aprire? Ah, sembra di no! Scusate, riprovo un attimo... No, non fa niente. Va bene, basta saperlo. Uno lo sa, tutto a posto. Ah,
saltare. Come potrei fare a schivare quel colpo? Perché cattivo, sarebbe quasi da provare tipo a fare così. Ok, andata. Doppio, grandi. Ho due ampolle, però non volevo sprecare così la nostra energia. Almeno non prima del... Mamma mia. Ok, non glielo devo far fare quello. Semplicemente gli devo correre incontro come un pazzo appena li vedo quelli. Bene, bene. Ma questi si rompono? No. Quindi evitiamo di farci del male da soli, che non mi sembra il caso. Tra l'altro lunghissima sta parte del Tempio Daimyo. Ok, un cuoricino mi ci vorrebbe. Vieni, no. No. È andata. È andata, ragazzi. È andata. Ok, questo è tolto. Se mi dà un cuore adesso lo smonto, lo disintegro, perfetto. Ok, ok, ok. Poteva decisamente andare peggio. Tipo, poteva succedere che... non lo so, c'era il boss lì subito e non avevamo ampolle. Il che sarà molto probabile arrivare al boss senza ampolle. Ma soddisfazione estrema. Ok, ok. Ragazzi, ragazzi, forse ci siamo? No, qui continuiamo vita naturale durante. Ok, basta saperlo. Uno si mette il cuore in pace. Noi non arriveremo mai al boss. Io nel frattempo sto comunque continuando a cercare di entrare in queste porte, giusto per dirvelo, perché sto provando a premere su ogni volta per vedere nel caso ci sia qualcosa. Ale, smetti di andargli addosso. Ci sia qualche porta segreta, sapete, non si sa mai, in qualcosa del genere che potrebbe effettivamente esserci utile. Devo decisamente entrare in questa porta. Boss Daimyo Dragon. Mamma mia. E che è sta a fare? Ok, devo cercare di stargli. Mamma mia, la cattiveria di sto coso. Devo provare ad attaccarlo prima, perché comunque non mi fa quasi niente di danno. Quindi va bene. Me la posso gestire un po' come voglio. Vai così, vai così. Non riuscissi a entrarci nel centro, maledizione. Non riesco. Ah, grandi, ok, perfetto. Mi faceva niente sto boss. No. Vabbè, quasi impossibile schivarla, direi. Perché ti segue. Ti segue proprio. Siamo il corvaccio. Possiamo volare. Ma vieni qui. Siamo a 3000 miglia di distanza da tutto. Ma non è che posso volare su io? Ma no, ma che bellezza. Ok. Quindi, a parte il fatto che qua forse c'è roba, forse anche no. Io, sapete cosa faccio? Io me ne vado qui dentro. Yes, ok. Ragazzi, che spettacolo. Benissimo, quindi ora possiamo superare quella specie di ponte che avevamo visto e che non riuscivamo a superare. Due, ottimo, due boomerang. Questi sono ottimi, 2589, wow. Armatura dell'Ade, un antico modello dell'aldilà solo per mortali, falco più 63 speciale. Ti auguro una lunga vita, lo spero. Non so cosa faccia, ma... no, dov'è l'armatura dell'Ade? Ok, è una di quelle più potenti, quindi... Va bene, scopriremo cosa farà. Nel frattempo, vediamo un po' dove andiamo e ritorniamo al villaggio. Yes, yes, altra boss fight fatta, ragazzi, stiamo procedendo bene, stiamo procedendo decisamente bene. Allora, per questo episodio ci salutiamo qui. Io vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social, se vi va di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto. E noi ci vediamo con il prossimo episodio di Wonder Boy The Dragon's Trap. Un saluto ancora da Axis00 e alla prossima. Ciao!